Sì, ci sono riuscito, sì! Angelica, ce l'ho fatta! Dopo tante delusioni sono riuscito a mettermi in contatto con il passato. Dimmi che non è uno scherzo. No. Ah, bravo amore mio, te l'avevo detto che ci saresti riuscito. Ma l'hai già provato? In effetti hai ragione. In effetti non ho ancora provato a comunicare. Ho solamente visto lei di conferma e sentito il rumore di fondo provenire dall'altoparlante. C'è qualcuno? Dai amore, prova ancora. Magari il volume del microfono è troppo basso. Il volume è al massimo, non penso sia quello. Ora riprovo. Qualcuno mi sente? Sì. Ok. Calma. Mi scusi signora, in che anno siamo? Ma che domande? Siamo nel 1985. Grazie signora, scusi la maleducazione, non mi sono nemmeno presentato. Mi chiamo Roberto. Sì, lo so. Come lo sa? Scusi signora, intende il mio nome? Certo, mi hai telefonato tu e ti stupisci che ti abbia riconosciuto. Chiedo perdono signora, non capisco. Insomma, Roberto, sono Luisa, la tua vicina di casa. Luisa. È una coincidenza assurda. Ma cosa sta succedendo, amore? È Luisa, la mia vicina di casa di quando ero bambino. Non so, per una casualità al limite dell'inverosimile ci siamo messi in contatto con lei tramite il suo telefono. Ma sei sicuro che sia davvero lei? Ne sono più che sicuro, ma sì. Ho riconosciuto chiaramente la sua voce, ma la cosa che mi sconvolge di più è che questa signora morirà in un incidente stradale e proprio nell'85. Dici sul serio? Sì, me lo ricordo bene. Luisa, sei ancora lì? Sì, ci sono. Stavo scherzando prima, sapevo che eri tu. Un'ultima cosa, Che giorno è oggi? Ma Roberto, non hai un calendario in casa? Comunque oggi è il 17 febbraio. No, non è possibile. Non è possibile. Cosa non è possibile? No, non è possibile perché Luisa, la mia vicina di casa, Luisa Rossi, è morta il 6 gennaio dell'85. Roby, adesso calmati, magari ti stai sbagliando sulla data, è passato tanto tempo da allora. No, purtroppo ne sono certo. Vedi, ogni anno Luisa si travestiva da Befana e portava i doni a tutti i bambini del quartiere. Quell'anno nessuno di noi festeggiò l'Epifania, perché Luisa morì in quel tragico incidente stradale, proprio in quel giorno. Dai, sono convinta che ti stai sbagliando sulla data. Luisa, potresti dirmi che regali mi ha portato quest'anno la Befana? Ma dai, non è passato tanto tempo. Davvero non ti ricordi? Hai ragione, Luisa. Purtroppo mi confondo con quelli dell'anno scorso. Che sciocchino che sei, Roberto. Io non posso aiutarti, però lo sai. Hai dimenticato anche che quel giorno sono morta? Basta! Morena, come hai fatto a farlo funzionare? Non ho fatto niente di diverso dal solito se non scaraventargli addosso quei transistor. Questo non era ciò che stavo cercando e non riesco nemmeno a razionalizzare la situazione che si è creata. Questo dov'era troppo, Angie. Bisogna distruggerlo. Roby, anche se non è esattamente ciò che stavi cercando, resta comunque una scoperta straordinaria. Non mi interessa, Angelica. Va distrutto. Fine del discorso. Ho detto basta! Pronto? È per te. Pronto? La Befana viene. Sulle scarpe tutte rotte, vento e cielo l'accompagna.